In un paese normale un ministro per i rapporti con il Parlamento, non un ministro dell'economia, che ha il padre vicepresidente in una banca, che ha il fratello che lavora in quella banca e lei che è piccola azionista in questa banca, non va in giro a parlare con banchieri, con pezzi grossi della vigilanza, a esprimere preoccupazioni su una fusione tra Banca Etruria e la Popolare di Vicenza. Questo si chiama conflitto di interessi. Vogliamola in un altro modo, perché le chiedo una definizione Flores, di conflitto di interessi. Per vent'anni ce l'hanno menata con il conflitto di interessi di Berlusconi, non l'hanno toccato e si comportano peggio che di Berlusconi.